Dottore Milazzo, cardiologo dell'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento, oggi la giornata conclusiva di questo convegno, quali sono state le tematiche trattate? Oggi si è affrontato un problema che mi interessa particolarmente perché è il trattamento anticoagulante dei pazienti che oltre ad avere una fibrillazione atriale vengono anche sottoposti ad angioplastica. Questo è un tema ancora fortemente in discussione perché non ci sono stati fino a tempi recenti grossi studi randomizzati che hanno dimostrato qual è la strategia migliore. Stanno uscendo tutta una serie di studi proprio adesso, per cui bisogna capire, bisogna passare dal trattamento su base empirica, cioè su quello che pensiamo noi che faccia bene al paziente, a quello che invece dimostra l'evidence-based medicine, cioè i dati reali e statistici. Oggi si è parlato dello studio Pioneer, sono pazienti questi qui che hanno due problematiche, la fibrillazione atriale che li mette a rischio di ictus, per cui necessitano terapia anticoagulante, e le sindrome coroniche acute che le mettono a rischio di infarto, per cui hanno bisogno di fare un antiaggregante. Sono tutte e due terapie che riducono il rischio di trombosi e quindi, per dire volgarmente, sciolgono il sangue, quindi li espongono a un rischio emorragico importante. Bisogna capire paziente per paziente cosa conviene fare per bilanciare questi due tipi di rischio. Come stanno cambiando le terapie antitrombotiche? Le terapie antitrombotiche, nella fattispecie nella fibrillazione atriale, alla luce delle ultime linee guida della Società Europea di Cardiologia, stanno cambiando, nel senso che si tende sempre di più ad attuare delle terapie meno aggressive in termini di anticoagulazione, sia in termini qualitativi che quantitativi. Quindi si tende a ridurre quanto più possibile, in base ovviamente alle condizioni del paziente, le terapie antitrombotiche per ridurre il rischio di eventi emorragici nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, che per esempio vanno incontro ad un intervento coronarico, perché dopo il posizionamento di uno stent, quindi l'esecuzione di un'angioplastica coronarica, questi pazienti che hanno fibrillazione atriale e che sono costretti a fare la terapia anticoagulante hanno in aggiunta la necessità di fare una terapia antiaggregante, le piastrine, quindi il rischio emorragico aumenta molto. E le ultime linee guida e gli studi clinici degli ultimi 3 anni ci hanno aiutato a stabilire un nuovo indirizzo terapeutico che mira proprio alla riduzione della durata e della entità anche numerica di questi farmaci, mantenendo ovviamente un beneficio clinico per il paziente che però ha un profilo di sicurezza maggiore. È un vero piacere per me aver accettato l'invito del dottor Caramanno a moderare questa sessione scientifica. Un importante congresso fatto nella nostra provincia ed erogato per tutte le cardiologie della nostra provincia, che ha fatto discutere di importanti temi sull'anticoagulazione, avendo evidenziato le novità che ci sono in atto e quali strategie terapeutiche seguire in maniera concorde. Un confronto interessante con il dottore Caramanno e il professore Corrao, ed esperti venuti da fuori nell'ambito della fibrillazione atriale e quindi anche dell'ictus, perché ancora oggi la fibrillazione atriale e il conseguente ictus ischemico rappresentano una delle principali cause di morte. Ci siamo confrontati sulle scelte terapeutiche da affrontare in questi pazienti delicati, perché molto spesso si tratta di pazienti anziani, politrattati, con diverse comorbidità, andando a vedere qual è la combinazione migliore di farmaci e andando poi a constatare che oggi i nuovi anticoagulanti orali rappresentano la prima scelta nel trattamento di questi pazienti, sia in termini di sicurezza, quindi con un rischio emorragico inferiore rispetto ai vecchi farmaci, sia in termini di efficacia con un'insorgenza minore di ictus ed eventi tromboembolici. Dottore Polizzi, oggi parliamo delle nuove terapie farmacologiche. Ma intanto lasciatemi fare un plauso al dottore Caramanno che a metà giugno con 30-35 gradi ha tenuto, è riuscito a tenere dentro un centinaio di cardiologi e nessuno ha intenzione di uscire per andare in piscina. Sì, ci sono adesso ormai da qualche anno delle terapie innovative per il trattamento di una serie di patologie, a partire dalla patologia aritmica come la fibrillazione atriale, ma adesso anche altra, la cardiopatia ischemica cronica in particolare, che hanno surclassato vecchi farmaci che abbiamo utilizzato per tanti anni e che ora hanno dimostrato di essere meno efficaci e meno sicuri dei nuovi. Parlo dei DOAC o degli anticoagulanti orali diretti o dei nuovi anticoagulanti orali. Dottore Gino Cacciatore, l'importanza della lungodegenza del paziente colpito dopo dall'ictus? Allora, i pazienti che afferiscono all'unità operativa complessa di lungodegenza sono dei pazienti
Istituto di Medicina Interna, che sono i reparti dove ricoverano e afferiscono i pazienti con ictus. Oggi abbiamo la possibilità, con la nascita di questi reparti, che sono nati grazie alla legge Balduzzi, di poter curare dentro strutture residenziali pazienti colpiti da ictus. Quindi creare la possibilità di far recuperare un'autonomia a questi pazienti. Un'autonomia che può andare dal 10 al 100%, quindi con restituzione ad integrum. Noi ci contentiamo di cercare di far recuperare anche un'autonomia residuale minima, ma purché i pazienti possano avere vita con una soddisfazione, una qualità di vita migliore. In atto presso l'ospedale di Agrigento esistono due strutture, una di medicina riabilitativa e una struttura di lungodegenza riabilitativa. La differenza tra le due strutture in che cosa consiste? Consiste nel fatto che in medicina riabilitativa sono dei pazienti non fragili, non complessi. Da noi afferiscono, quindi in lungodegenza, il paziente fragile o un paziente complesso. Complesso significa un paziente che almeno ha quattro patologie contemporaneamente, cioè che anche non solo è stato colpito da ictus, ma è anche un paziente che è iperteso, diabetico, cardiopatico e che magari ha anche un'insufficienza renale. Questi sono dei pazienti che sono complessi, sono dei pazienti che hanno una patologia, una pluripatologia assieme. Dottore Ennio Ciotta, primario della cardiologia dell'ospedale di Sciacca. Le tematiche trattate oggi e i risvolti nella pratica clinica. Oggi in questo importante congresso che si è svolto nelle due giornate in cui il dottore Caramanno e il professor Corrao diciamo che hanno dettato le linee guida del congresso stesso, sono dibattuti importanti e risvolti nella pratica clinica, importanti temi che avranno effettivamente nella pratica clinica un importante risvolto. E è chiaro che le novità nella cardiologia oggi sono in fieri, ogni giorno abbiamo sicuramente delle importanti novità e oggi in tema di anticoagulazione e gestione della parte della cardiopatia ischemica sicuramente ci sono importanti novità, studio COMPASS in rapporto allo studio Pegasus, molto importante, la gestione dei pazienti con cardiopatia ischemica cronica dopo il primo anno, se utilizzare la doppia anteaggregazione, se utilizzare un antiaggregante o un anticoagulante, e credo che i prossimi anni, le prossime linee guida che usciranno terranno conto effettivamente di come devono incidere queste due opzioni alla pratica clinica quotidiana. Quindi alla sua domanda se ci sono importanti risvolti, sì, ci saranno e sicuramente le linee guida ne daranno contezza.